abuso di potere. La famiglia di Fabrizio Messina è in preda a rabbia e disperazione e insorge contro il 41 bis che Paola Severino ha imposto all'Empedoclino, arrestato nell'ambito dell'inchiesta antimafia cosiddetta Nuova Cupola e da sabato scorso detenuto alla carcere duro. Anna Messina è la sorella di Fabrizio e Daniela Prestia è la moglie. Le due donne chiedono: come si assume la responsabilità il ministro della giustizia di firmare il 41 bis ad una persona cardiopatica in attesa di giudizio, con le indagini appena iniziate e con la vita appesa ad un filo? Poi ancora Anna Messina e Daniela Prestia: ma secondo la legge non si è innocenti fino a condanna definitiva, ossia fino al terzo grado di giudizio? E allora perché a mio fratello, a mio marito, lo condannano prima, costringendolo alla carcere duro? E sarebbe giustizia? No, è pena di morte per le condizioni di salute di Fabrizio. I valori del sangue sono alterati, soffre di giramenti di testa, è a rischio infarto e non riceve nessuna visita specialistica. E lo Stato, anziché tutelare la salute di un detenuto, gli applica il carcere duro. La legge non è uguale per tutti. La legge ucciderà mio fratello e mio marito Fabrizio. Fabrizio Messina, 36 anni di età, è appena reduce dall'assoluzione definitiva al processo per l'omicidio di un imprenditore di Sommatino. Egli è stato riconosciuto anche il diritto al risarcimento per l'ingiusta detenzione subita. Poi il 26 giugno scorso ancora l'arresto e prima del trasferimento in carcere è stato soccorso in ospedale perché colto da malore. Messina, accusato di essere subentrato al fratello Gerlandino, a capo del clan di Cosa Nostra, ha già subito un intervento al cuore con introduzione di protesi aortica e sostituzione di valvola cardiaca. Il 3 luglio scorso Anna Messina e Daniela Prestia hanno lanciato un primo appello a tutela del familiare, ristretto alla carcere Petrusa di Agrigento, in isolamento, in una cella senza finestre e non solo con la sofferenza cardiaca, ma anche con una incombente infezione polmonare.